Il piano di riordino ospedaliero parte da un principio. In provincia di Lecce viene salvaguardata l'idea della presenza di più strutture ospedaliere con la previsione del cosiddetto ospedale di base rinforzato. In questa logica non si comprende come si debba sostituire l'ospedale di primo livello di Scorrano, che è in grado di ospitare tutti i servizi che attengono al primo livello. Cosa diversa sarebbe se invece si dovesse costruire un nuovo ospedale che chiudesse definitivamente, nella logica proprio di ospedale, quello di Casarano, quello di Galatina, quello di Copertino. Allora, da questo punto di vista, noi purtroppo constatiamo che questa è una soluzione impraticabile sull'area che la Regione ha individuata, e abbiamo organizzato questa conferenza stampa per dimostrarlo con i documenti. Oltre al fatto che sulla vicenda di quel terreno la stessa Regione definisce improprie le azioni messe in campo dal Comune di Melpignano. Questo lo dice la Regione e lo scrive. Quindi ritengo che qui bisogna capire se ci si muove per migliorare i servizi, e questo deve determinare secondo noi un'attenzione rispetto alla loro funzionalità, perché è vero che il contenitore fa i servizi, ma i servizi sono soprattutto fatti dal contenuto, quindi personale qualificato e messo soprattutto in grado di operare, quindi con le necessarie attrezzature, le necessarie condizioni anche logistiche. Però in questo caso noi riteniamo che si stia andando in una direzione diametralmente opposta. Per questo ho presentato un'interrogazione al Presidente della Regione e mi auguro di avere una risposta breve.